Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Buongiorno a tutti, noi siamo Gabriele, Angelo e Pietro. Benvenuti nella nostra rubrica Radio Games. Oggi vi parleremo di GTA, un gioco famosissimo tra i giovani. La serie nasce nel 1997 ed è composta da molti giochi di genere action-adventure sviluppati dalla casa produttrice Rockstar Games. GTA ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi e tra i suoi sequel e spin-off il più famoso è GTA V, uscito nel 2013 per PlayStation e Xbox. Quest'ultimo ha portato molte innovazioni nelle meccaniche di gioco e nella grafica. Infatti in GTA V si può giocare con tre personaggi diversi, ognuno con le sue storie. Ha una grafica molto realistica e la mappa di gioco è estremamente ampia. Per non addetti ai lavori, vi spieghiamo come funziona. Il giocatore all'inizio può decidere di giocare con uno dei tre personaggi, cioè Franklin Clinton, Michael DeSanta e Trevor Phillips, i quali devono fare diverse missioni per continuare la storia. Franklin Clinton è il primo personaggio giocabile ed è cresciuto in un ambiente su cui non ha potuto fare affidamento. Michael DeSanta invece è un ex rapinatore di banche professionista che vive nel lusso. E Trevor Phillips è un personaggio che vuole solo una vita normale. Oppure, se come preferite la versione online, potete creare il vostro personaggio dandogli le caratteristiche che più vi piacciono. Questa versione online è infatti continuamente aggiornata per le console next gen. Nella storia si possono anche fare missioni secondarie che non influenzeranno la trama principale. Ognuno dei personaggi può compiere azioni criminali che lo portano a diventare più forte. Il finale del gioco cambia in base alle azioni che fai fare al tuo personaggio. Alcune persone criticano il gioco, ma perché? Allora, dipende se sei un bambino, tipo dai 10 ai 13 anni. Allora, aspetta, non... scusa, rifame. Ragazzi, sei riuscito a muovere. Ognuno dei personaggi può compiere azioni criminali che lo portano a diventare più forte. Il finale del gioco cambia in base alle azioni che fai fare al tuo personaggio. Alcune persone criticano il gioco, ma perché? Allora, dipende se sei un bambino tipo dai 10 ai 13 anni. Allora non consiglio di giocare perché c'è violenza e atti sessuali espliciti. Infatti il gioco è anche vietato ai minori. Ovviamente anche se sei sensibile alla violenza, allora non giocarci. Ma se sei un ragazzo a cui piace l'azione e la suspense, allora puoi giocarti tranquillamente. Ti serve per sfogarti, scaricare l'adrenalina senza far male a nessuno. L'importante è capire che è un gioco e che assolutamente quelle azioni non possono essere replicate nella vita reale. E questo è tutto, noi ci risentiamo la prossima volta in cui parleremo di un altro gioco.